Bentornati sul canale di Axios 00, siamo qui con un nuovo video di To The Moon Minisode 2. Ebbene sì, ormai volevo finire questo, diciamo, gioco in tutto e per tutto, cioè facendo anche il secondo Minisode gratuito. Come avete visto, è una traduzione italiana questo gioco. Quindi allora, iniziamo subito ad andare a vedere un po' cosa succederà in questo Minisode, secondo Minisode. Tra l'altro, abbiamo visto che siamo in inverno e tanto per cambiare stanno tirando frutta alla Sigmund, alla Sigcorp. E quindi vediamo un attimo. Allora, dottoressa Eva Rosalyn, grande dottor Watts, eccolo qua, mitico. Allora, beh, almeno stanno iniziando ad andarsene. Immagino lasceremo le pulizie per dopo le vacanze. E Watts dice: dobbiamo riuscire a prendere quel dispositivo esterno raccoglifrutta. È anche perfettamente refrigerata nella neve e tenuta fresca. Mitico, mitico Watts. Senti qua, è come se noi fossimo all'interno e il frigorifero fosse all'esterno. Senti lì che idee, non è allucinante? Grande Watts. Certo, ottimo lavoro. Lo sapevo. Mi chiedo se gli altri stiano andando presto ora che la strada è libera. Potrebbe essere. Non riesco a credere che le proteste abbiano ritardato così tanto la nostra festa di Natale. Quindi c'è un'altra festa quest'anno, ok. Tornerai anche tu a casa fra poco? Sì, perché no? Sempre musiche molto belle, tra l'altro. Passerò la vigilia con la famiglia di mia sorella. Non abitano distanti da qui. Con il loro piccolo moccioso, Beh, sì, il loro piccolo moccioso mi ha comunque preso un regalo migliore del tuo. Ok. Ehi, almeno io ho provato a prendere qualcosa per il mio partner. A differenza di un certo qualcun altro. Quindi lei non gli ha fatto il regalo? Beh, mi dispiace deluderti. E invece sì, gliel'ha fatto, attenzione. Cos'è quello? È un creatore di suoni ambientali. Carino. Ripetere i suoni di sottofondo rilassanti, tipo il suono delle onde o i canti dei grilli. Senti un po'. Suona come qualcosa che potrei fare con il mio cellulare. Ah sì? Beh, questo ti permette anche di registrare una traccia personalizzata da mettere in loop. Basta premere il rec e poi creare il tuo suono ambientale da modificare. Ancora, come il cellulare. Povero Watts. Cioè, povero, povera Rosalind. Credo che nessuno di noi due sia particolarmente bravo a fare i regali. Ehi, lo accetto comunque. Probabilmente registrerò roba che viene rimproverato al banco clienti se addormenta o cose così. Sì. Comunque, tu che fai? Hai dei piani? Beh. Oh, vieni qui! Ma perché? Che sta succedendo dietro a quella porta? Più che altro, dove? Ok. Dottoressa Taima Macmillan. E il vino si è diventato più bello durante il giorno. Dottor Willis Macmillan. Mia cara, sono sobrio come un mattone. E tu sei ancora sessuale come un panino appena sfornato. La cosa più allucinante che abbia mai letto in vita mia. Quando ti ho guardato negli occhi in quel momento è stato come sentire dolci onde nell'oceano. Senti lì che roba, ragazzi, che roba. Oh, piccola monella di una volpe. Se non fosse per la mia schiena ti prenderei in braccio. Dai, ma sono, avranno 80 anni a dir poco. Ehi! Ehi! Sta nevicando fuori, sta cercando di far funzionare qualcosa lei, per distrarsi. Comunque, sì, lo vedo. Suo imbarazzo generale, generico, bellissimo. Ok, penso sia abbastanza per oggi. Già, io esco. Brava Rosalind, fai pure. Control. Ok, qui che abbiamo? Ciò che rende il nostro lavoro possibile. È questo? Sì, ok. Ma c'è perso vederlo? No, non c'è modo di vederlo, qui non c'è niente. Ok, andiamo verso l'uscita. No, aspettiamo. Fatemi sentire un po' se dice qualcosa. Oh, ehi, grazie per l'aggeggio dei suoni e tutto il resto. Shish, non essere troppo riconoscente ora. Shish, mi viene in mente qualche altra cosa, era un video. Comunque, oh no, non si esce di qua, si esce di sopra? Mi state dicendo ciò? Che io devo passare di qui? Oh mio Dio. Non vorrei trovare. What's?
Con cosa sta agitando? Ah, col cellulare, immagino. Sì, decisamente sì. Sì. Pronto? Chi è? A chi ha telefonato? Pronto? Non sta. Non ha risposto. Perché ha telefonato senza rispondere? Ma più che altro, chi era dall'altra parte del telefono? E anche queste sono soddisfazioni da sapere in teoria, qui non c'è assolutamente niente da vedere, quindi prendiamo tranquillamente l'ascensore e vediamo un po' di entrarci anche per poi scendere, presumo. Vai a uffici, salone, lobby. Io direi di andare alla lobby. Forse. Oppure era il salone. No, ok, dobbiamo uscire, quindi. Dottoressa Willis McMillan. Eva, riguardo a prima. Ehi, non preoccuparti. No, ragazza, non capisci. Vedi, a volte quando. Oh, taci, andiamo. Bellissimi questi dialoghi, sono rimasti esattamente nello stesso spirito dell'originale, appunto. To the moon, decisamente. La mia roba è ancora in ufficio. Ops, quindi dovevo andare in ufficio. Perfetto, ok. Ho sbagliato zona. Allora, rientriamo dentro l'ascensore. Sembra che abbia nei comandi un po' peggio questo, uffici, perfetto. È ambientato praticamente dove il primo Minisod, tra l'altro. Minisod c'era una festa. Chi è questo? Dottor Eddie Doyle. Ehi Eva. Ehi Eddie, come sta? Oh no 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 no, la porta! Ecco, è rimasto fuori. Ops, colpa mia. Oh, beh, non importa. Sì, infatti, giustamente. Ora, dove era l'ufficio mio esattamente? Quindi c'è modo. Non c'è più. Non ci sono più le targhette, tecnicamente. Prima c'era verso leggere le targhette. Maledizione! Aspetta, torna fuori. Ok, questo ha dei grossi problemi. Questa è la nostra. Sì, ok, perfetto. Che c'è qui, esattamente? Caro diario, oggi ho. Cacchio, non di nuovo! La porta era anche aperta. Meglio chiuderla per bene. Brava Rosalind, sarà il caso. Io direi comunque di uscire di qui, perché tanto non c'è niente d'altro, vedo, da premere, quindi perfetto. Questa che vuole, esattamente? Poi ce ne andiamo, di qui. Tutto bene, Roxy? Oh, ciao Eva. Sì, sto solo aspettando Rob, la sua macchina è in assistenza, quindi usiamo la mia. Ehi, Rob, sei pronto? Solo un minuto! Robert Lynn, perfetto. Comunque, che fai? Non molto, sto tornando a casa per cenare con la famiglia di mia sorella. Facciamo sempre la cena di Natale insieme, loro mi stanno aspettando. Wow, che carino da parte loro. Il tacchino non sarebbe durato molto fosse stato per me. Ci scommetto. Hai qualche piano per stasera? Beh, devo vedermi con alcuni miei amici più tardi. Ma prima ho un appuntamento con il buon vecchio divano e un gelato. Grande. Prenderò un'intera vaschetta, ci affonderò il cucchiaio e poi me lo gusterò. Sembra una piacevole passatempo. Yup yup. Ok, perfetto. Quindi noi possiamo anche toglierci di qui e andare via perché abbiamo preso la nostra valigetta. Quindi l'importante era quello. Perfetto. Dopodiché cerchiamo un attimo di entrarci. Bene. E andiamo alla lobby. Anche perché non credo dovessimo andare nella sala riunioni con lei, in teoria. Oh, stavolta la roba ce l'hai. What's cosa vuoi? Stai partendo? Sei ancora qui? Già, e resterà qui stanotte. Aspetta, cosa? Stanno suonando tutti a casa. Che hai in mente, Watts? Che posso dire? È tutto da parte del mio essere un buon samaritano che lavora duramente. Sto passando. E questo chi è? Ah, è Lynn. Ok. Neil. Bob. Mi chiamo Robert. Rob. Grandissimo, Watts. Sempre il meglio, senza ombra di dubbio. Comunque, passa una buona serata da tua sorella. Davvero tu starai qui nell'unico periodo di vacanza che abbiamo da mesi? Già. Tutto questo palazzo solo per me? Sì, per favore. Va bene allora. Che hai in mente, Watts? Vi giuro, qualcosa hai in mente, Watts. Ehi, se vuoi. Lo invita? Non importa. Ah, pensavo chiedesse di andare a cena, insomma, via, tutti insieme lì. Ci ha ripensato, giustamente, pensando a chi è Watts. Ok, questo interno macchina molto particolare. Telefono che squilla, attenzione. Tracy, Eva? Ehi, sorella, sto partendo ora.
Ah, ok, era quindi la sorella di Rosalind si chiama Tracy. Non credo che lo sapessimo già prima. What? L'altra volta hai creato un videogioco nello scorso minisod. Io vi invito, se vi va comunque, a rivedervi anche lo scorso minisod e la serie di To The Moon, se vi piace un po' il genere del gioco. Sono entrambe molto molto belle come serie. Molto, cioè, serie di To The Moon è molto molto bella. Stavolta scrive? No, che fa stavolta? Vi metterò comunque il link qui a video in una scheda per la playlist di To The Moon e credo anche per il singolo minisod, cioè il primo minisod se volete rivederlo, dove tra l'altro Watts fa un videogioco, io non vi dico altro. In ogni caso, che sono tragedie, tra l'altro ci giochiamo anche noi all'interno, quindi è un macello assurdo. Questa è Rosalind? Non ho capito bene cosa stesse facendo Watts però, eh. Già, eccolo lì. Tracy, rimarrà lì tutto da solo? Ma non è Natale per voi, ragazzi? Sì, beh, non lo so cosa stia facendo. Tesoro, dovresti invitarlo a venire a cena? Cosa? Non essere assurda. Ci stai pensando troppo, stupida. Non lo dico peraltro, solo per il bene tra colleghi, lo sai? Lo conosco, non è il tipo da accettare. Comunque, inizia a servire i piatti, ok? Sarò lì fra poco. Ok, cara, ci vediamo allora. Ok, siamo lì. Eva? Cos'era quello? Tutto ok, cara? Sei lì, Eva? Oh, diamine. Ma siamo noi? Cioè, è Eva quella lì davanti. Cavolo? Eva, riesci a sentirmi? Sì, sarò lì fra poco. Ok, cara, ci vediamo allora. Ok, che diavolo è appena successo esattamente? What? Tu che diamine stai facendo nel frattempo? Stai usando il coso di raccogli frutta congelata? Che cosa stai facendo? Ma che marchingegno è questo? Andiamo, la trentesima volta è quella buona. È da poco, che ci sta lavorando. Cos'è? Un coso per una realtà virtuale? Che diamine sta facendo? E il momento della verità. Ok. Sembra funzioni, qualsiasi cosa stia facendo sembra funzioni. System, anomalia circuito rilevata, alimentazione principale scollegata. Ma che... Un po' arrabbiatino, nostro Watson. Come può? Farò meglio ad andare giù in seminterrato e resettare l'interruttore prima che qualcuno lo noti. Ah, ha proprio mandato via l'elettricità a tutto l'edificio. Bene, ottimo. Almeno l'ascensore è la sua alimentazione d'emergenza. Posso raggiungere il seminterrato dalla lobby. Ok, perfetto. Qui c'è qualcosa, tanto per saperne di più. Assolutamente no. Quindi andiamo al seminterrato attraverso la lobby, passando dalla lobby. Che gli è venuto in mente? Che diamine... Ah, ha richiuso il tutto. Sì, mi sembra giusto. Ok. Ha nascosto il tutto, ma perché sta nascondendo tutto quanto? Comunque, andiamo subito qui, alla lobby, quindi. Mi inquietano un poco la storia di Rosalind, però. Vai a lobby, perfetto. Perché lei ha visto se stessa sulla strada, cioè... Wow. Allora... Sinistra, c'è una freccia, credo che ci indichi dove andare. Ok. Bene. Wow, addirittura un ascensore che porta giù, a piattaforma. Accidenti, questo sarebbe l'interruttore piccolino, eh? Lì c'è una granata, perché ci dovrebbe essere una scopa lì e una granata? Ma non lo so. Comunque, per una struttura tecnologica l'unità di alimentazione è sicuramente inaffidabile. System, profilo di accesso caricato, dottor Neil Watts. Ora di accesso 19:47. Ok, prima di tutto veniamo a riavviarti. Stato alimentazione, incaricamento per il riavvio. Perfetto. E ora vediamo che ti è successo. È quasi come se qualcuno l'avesse spento manualmente. Recupero registro operazioni. Non capisco. Non può essere giusto. Ci deve essere un glitch nel sistema. Famosi glitch nel sistema. Chi va là? Ma